fosse il sole, e più confusione, più rumore, perché il silenzio poco ha da spartire con quel che deve. Allora, l'onorevole commissario voleva tra parentesi fare un intervento, credo flash, lei diceva flash. Ma anche se non... Ah, per flash, perfetto, opportuna precisazione. Grazie mille, quindi presento l'onorevole commissario, che tra l'altro è stato uno, diciamo, dei pochi onorevoli dell'Italia dei Valori a non firmare, non votare il fiscal compact e non votare il pareggio di bilancio e costituzione. Quindi siamo interessati a sentire la opinione. Io voglio tranquillizzare, non devo fare una controrelazione, ma devo cercare di produrre degli spunti ulteriori di riflessione. Nessuno è evidente ha la bacchetta magica, però vorrei ricordare a voi un pamphlet uscito, direi profeticamente, a settembre del 2012, a firma di Luciano Canfor. È l'Europa che ce lo chiede. Meno di 100 pagine per i tipi di latezza, uno scritto assolutamente interessante che non starò a riassumere, ma che comunque vi invito ad andare a vedere. Trattati e nostra Costituzione, io direi trattati, nostra Costituzione e Parlamento, perché ho l'impressione che il Parlamento italiano si sia ridotto ad un lacché asservito. Però vi prego di non parlare né di destra né di sinistra, noi stiamo cercando di andare a fondo dei problemi, poi vedremo. Le soluzioni possono essere di destra o di sinistra, ma non affrontare i problemi può essere solo di destra e di sinistra. Il problema è che quando è stato introdotto il principio di pareggio, il principio del pareggio di bilancio nella nostra Costituzione, secondo me si è fatta una sciocchezza formidabile sotto il profilo giuridico e quindi della scienza delle finanze, così come a suo tempo l'ho studiata ed anche insegnata, ma anche sotto il profilo economico, perché il principio del pareggio è insito nel concetto di bilancio, altrimenti ci insegnavano nelle vecchie lezioni di economia politica, andiamo verso lo sbilancio. Invece anche il principio di un deficit corretto anno per anno, per seguire il famoso ciclo economico, che Keynes proprio ci avrà pure insegnato, era un obiettivo da tenere. E non è servito a nulla che anche premi Nobel avessero segnalato che, specie in un periodo di recessione un po' forte, introdurre in Costituzione il principio del pareggio diventava una anomalia preoccupante. Perché vedete, noi abbiamo sentito parlare del meccanismo europeo di stabilità, poi il Parlamento ha modificato la Costituzione. Io ricordo che all'interno del mio partito ci furono diverse e contrastanti opinioni tra chi riteneva che l'Europa dovesse procedere con una certa rigidità per consentire all'economia di crescere, chi invece diceva che introdurre maggiore rigidità negli schemi giuridici portava ad una
rigidità degli schemi economici, con il risultato di aggravare il problema della recessione, di aggravare il problema della occupazione e quindi di mettere ulteriormente in ginocchio gli stati. Io vorrei ricordare a me stesso che a me questa Europa mi sa di un soggetto che stia promuovendo l'aumento dei redditi del profitto di pochi, il depauperamento dei redditi di molti. Non è un caso che la politica europea si sia cristallizzata intorno al problema delle banche e della BCE in particolare. Io non ho nulla contro le banche, ci mancherebbe, però non possono essere centrali a un sistema, possono essere uno degli elementi del sistema, ma se noi eliminiamo il collegamento tra i cittadini e lo Stato per favorire il collegamento tra Stato e sistema bancario della finanza è evidentemente un problema, ed è un problema perché in Europa si sta rendendo anche inutile andare a votare. Non serve andare a votare. Larghe intese in Germania, larghe intese prima e dopo in Italia, probabilmente altre larghe intese dovunque. Noi dobbiamo uscire dalla crisi con un progetto, con uno schema, che non può essere la rigidità dei trattati. Ma come farà l'Italia a cacciare 45 miliardi all'anno per ridurre il debito che ha accumulato, se non si riesce a trovare neppure un miliardo per provare a sistemare un minimo di conti? Come si fa a chiudere in pareggio ogni anno? C'è un sistema. E come se c'è? Il governo, lo Stato, non investirà più nei settori trainanti, non investirà più in cultura, non investirà più in sanità, non investirà in tutti gli altri settori in cui è evidente si andrà verso la privatizzazione di uno Stato. Io sono contrario, ho sempre ritenuto che un sistema gestionale misto fosse assolutamente importante. Probabilmente questo è uno schema che gli economisti moderni ritengono superato. Io ritengo invece che sia importante riuscire ad avere la giusta flessibilità. Certo, mi si dirà, lo Stato italiano ha un debito pubblico straordinario, ma come pensate di poter ridurre, come pensiamo di poter ridurre il deficit dal 130% al 60%? Ma veramente qualcuno pensa che gli italiani abbiano un anello al naso? Allora è evidente che dobbiamo passare attraverso una rinegoziazione dei trattati. E se ieri sentivo che qualcuno parlava di uscita pilotata dall'euro, ma questo non è da escludere. Non può essere da escludere. Se il percorso non riuscirà a dare margini di crescita ai singoli stati, che rimarranno in difficoltà, e se le tirate d'orecchie andranno a noi, alla Spagna, a Malta, adesso anche alla Finlandia, qualcosa vorrà dire, poi qualcuno dovrà spiegare, perché la Francia ha potuto sforare ad oltre il 4% la forbice tra deficit e debito pubblico l'anno, ovviamente, perché poi quelli passati che ne parliamo, e mi pare che la Spagna abbia concordato circa il 7%, decimali in più, decimali in meno, e noi abbiamo dovuto calarci le braghe per lo 0,1% in un paese che ormai è sotto la tenda d'ossigeno. Allora io do questi spunti, questo è un ragionamento, ero profetico? No, ma ritenevo che noi non si potesse
stringerci da soli una corda al collo, corda che avevamo comprato noi stessi. E allora io mi sono preso la responsabilità, in seconda tornata, di andare contro la disciplina del mio partito e di votare contro l'introduzione del principio del pareggio di bilancio nella nostra Costituzione, mentre ho votato sempre contro il fiscal compact, anche con interventi durissimi nell'aula. D'altra parte, da capogruppo mi fu difficile nella prima tornata prendere le distanze dal mio partito, ma quando mi resi conto che qualcosa non quadrava, la mia coscienza mi disse che anche questo diventava un punto dirimente per me per continuare la mia attività parlamentare. Ecco, finisco qui, tranquillizzo tutti, tranquillizzo anche il moderatore che guarda. Grazie.